per farci trasportare in titolo. Infatti si chiama fase forensica, che vuol dire fase di trasporto. In questa fase è relativamente facile combatterla. Il problema è che allora cercano tutti gli animali e per ridursi passa nella covata, e in particolare nella covata opercolata, dove è molto più difficile da raggiungere. La varroa entra nella celletta, nel caso delle cellette operaie, comunque nell'ottavo giorno della deposizione dell'uovo, quando la larva sta finendo di nutrirsi. A questo punto la femmina centrata comincia a nutrirsi a spese della larva e nel giro di 3 giorni circa si comincia a maturare le uova. Finché sta sulle api adulte si nutre pochissimo e comunque non matura le uova. Nel 12° giorno depone un primo uovo. Il primo uovo che viene deposto non è in contatto. Da questo uovo nascerà un maschio, passando attraverso 2 stadi giovanili, che sono bianchicci e molto delicati, ma stando dentro la celletta opercolata sopravvivono sempre problemi. Le uova successive invece vengono fecondate e danno origine a femmine. Queste femmine, appena diventano adulte, vengono fecondate dal maschio. Solo le prime figlie riescono a avere i documenti abbastanza importanti nel momento in cui l'ape sfarfalla dalla celletta. Quando l'ape sfarfalla dalla celletta, tutte le femmine che non hanno ancora diluito i documenti, tutti i giovani e il maschio muoiono disseccati. Solo le varroe che hanno avuto il tempo di far diventare il documento marrone scuro, che vuol dire molto più e soprattutto molto più impermeabile di prima, quando era bianchiccio, riescono a sopravvivere. Le sopravvivenze sono quelle ricordate nello schema. La prima femmina, la femmina che deriva dal primo uovo, ne sopravvive mediamente il 94%, di quelle del secondo uovo il 38%, qualcuna di quelle del terzo uovo. Il numero di varroa all'interno degli alveari aumenta. Più o meno ogni 30 giorni il numero di varroa all'interno dell'alveare raddoppia. Il risultato è che noi nel corso dell'anno abbiamo questi andamenti. D'inverno nei nostri figli non c'è covata, qui la covata ricomincia più o meno nel mese. Anche l'inverno non c'è covata, la varroa non si riproduce. Quando a febbraio comincia la covata, la comanda comincia che ce n'è poca e aumenta di quantità fino a giugno. Le varroe anche loro aumentano di numero fino a giugno, raddoppiandosi. Però il ciclo naturale delle api è che a un certo punto, dopo il solstizio d'estate, a luglio, cominciano a stringere la covata, mentre le varroe continuano a crescere. Ma il risultato è che le api durante l'inverno tornano al punto di partenza come numero, poi riaumentano la primavera dopo e così via di anno dopo in anno. Invece le varroe all'autunno sono molte di più di quelle che c'erano all'inizio e quindi l'anno dopo si parte con molte più varroe e si arriverà a un numero ancora maggiore, fin tanto che ci sono più varroe che api e gli alveari collassano e muoiono. Gli effetti della varroa sono quantitativi, nel senso che se entra una sola varroa in una celletta, normalmente non succede quasi niente. Per cui finché l'infestazione è bassa, diciamo finché è coinvolto non più del 5-10% delle cellette, l'alveare non ha problemi. Quando però c'è tanta varroa e poca covata, le varroa entrano nelle cellette che ci sono e ne possono entrare più di una. Nei casi disperati succedono queste cose. Sopra vedete una larva che ha sopra ben 7
è chiaro che questa larva non sopravvive. Il risultato è che noi dobbiamo trovare un modo per tenere le valore basse, se no le api muoiono, non vengono rinnovate e noi troviamo questo quadro, favi abbandonati con qualche traccia di covata. Se aprivamo quelle cellette dentro, sono larve morte di grandi numeri.